Mamma mia. Non la tiene a terra. La teneva a terra. Due bravi porteri, tutti e due. Che già non l'ha fatto un sacco di parole. Questo portiere è bravissimo. Stanza! Il miglior portiere sarà difficile. Forse no, ancora. Vediamo chi viene a fare là. No! Il pallone! Magro! Colpa di distanza la Dinamo. Ah, oggi è strano Fabrizio, non è informissimo. Oh! Sì. Chi pensi? Chi ci ha pensato? No, sto pensando a queste cose. Alzate. All'alzate? Sono contento? Speriamo anche se non la vedo proprio perfetta. Non la vedi perfetta? Cioè nel senso non la vedo, cioè non la vedo perfetto, non la vedo compiuta la cosa. Quindi tu dici meglio non parlare. Io anda, andando! È tuo! Dai. Questo portiere va segnato, vedi, ai quarti di finale l'anno scorso. Cosa? Questo portiere va segnato ai quarti di finale l'anno scorso, non te lo ricordi? No. Centrale! La squadra con cui siete stati eliminati. Oddio. Sì, lui era. Sì. Fai, no. Oggi sta facendo proprio delle parate assurde. Ha delle capacità mnemoniche è zero. Siamo concentrati. Stanno. Forse sei svegliato presto di mattina. Conoscendoti a che ora ci sei arrivato tu là? No, l'esame cominciava a luna, ti dico. Dopo colazione, poi sembra che ero morto. A luna, fare l'esame è finito alle 3:30. Ma chi 2:30 l'esame ha fatto? No, nel senso che aspettavo gli altri. In tutto alle 3:30, alle 4:30 arrivato a casa e mangiato. Un momento mi sono preoccupato, ho detto 2:30 l'esame, mentre pure 26 lo dovevi ammazzare, mamma mia. Ehi Andrea, come cazzo ti chiami? Andrea. Ti aiuto io. Sali un pochettino, Ru. Ti è più convinto, Andrea. Marosic.